Il viaggio è andato benissimo, per nostra fortuna anche le dogane sono state abbastanza, come dire, celeri nel farci passare. Diciamo che è andato tutto bene, il mare per fortuna questa volta, anche se c'era brutto tempo, ci ha concesso qualche po' di pausa. I ragazzi sono felicissimi, anche se stanchi, perché sono 48 ore che sono in viaggio, però tutto a posto. Buonasera a tutti, siamo qui in piazza Duomo ad Enna, siamo arrivati qui con i bambini per la 51esima accoglienza. Siamo molto felici soprattutto perché siamo riusciti in pochissimi giorni anche a portare anche quei bambini che non avevano le famiglie. Grazie a tutti. Posso dire, la mia esperienza oramai è annuale perché la faccio 4 volte l'anno. Per me è sempre una nuova esperienza e questa è andata benissimo. Non abbiamo avuto problemi a livello di dogane e sono felice che siamo arrivati anche per i bambini che faranno questa vacanza di 50 giorni. Spero, e lascio questo annuncio, che altre famiglie vorranno aderire alla nostra accoglienza, perché è un'esperienza bellissima e perché riempie di gioia, non perché noi diamo loro affetto, ma perché sono loro che lo danno a noi. È un'accoglienza abbastanza tranquilla e sicuramente molto bella come le altre. Questa è la 51esima, con questa accoglienza abbiamo superato 18.000 bambini accolti e noi siamo qui, stamattina sono stimate tutte quelle del centro Italia, domani ahimè arriveranno quelle della Sardegna, quindi siamo qui per rinnovare il nostro impegno per quanto riguarda la difficile problematica dell'accoglienza, considerato che il governo testé che si è costituito ha già pronte le armi, pronte per sparare contro i poveri disgraziati, e quindi continuiamo la nostra battaglia civile organizzando non solo l'accoglienza di oggi, ma tutta una serie di manifestazioni per far capire che la democrazia e la libertà si difendono non con le armi e buttando a mare le persone, ma soprattutto allargando la coscienza democratica e popolare. 51 accoglienze, 51 volte grazie alle famiglie che ospitano questi bambini provenienti dalla Bosnia Erzegovina, bambini che provengono da orfanotrofi o da condizioni disagiate. E diamo così questa possibilità di venire qui in Sicilia, in Molise, in Sardegna, in diverse altre parti d'Italia a trascorrere un periodo di serenità, il periodo estivo, e poi ritorneranno di nuovo a dicembre. Io mi sento anche di ringraziare tutte le altre famiglie, tutte le altre persone che con il loro 5 per 1000 aiutano l'associazione a poter portare avanti questi progetti di solidarietà o di cooperazione allo sviluppo. Ricordiamo così il codice fiscale per chiunque volesse contribuire a donare il 5 per 1000, 9101-7290-866. Contiamo su di voi. Adesso non mi resta che augurare un periodo di tranquillità ai bimbi che stanno per arrivare. Ciao!